Stavo dicendo, c'è stato il For Glory, questo evento organizzato da Samsung, proprio un gran bel evento con 6 tappe. Io ringrazio Samsung per avermi invitato, ringrazio Simone per avermi invitato, ringrazio tutti i ragazzi che hanno lavorato in produzione, da David a Red Cruz, all'admin Kagemusha. Adesso tutti nominarli tutte, le persone che hanno lavorato dentro è complicato, ma faccio i miei più sentiti complimenti perché veramente hanno lavorato tutti benissimo. Ho visto, cazzo, proprio un lavoro di ottimo livello, cazzo. Veramente di ottimo livello. E i complimenti vanno fatti. Lo sapete che io sono una persona dura, su alcune cose. Non è che poi mi metto a sprecare o usare parole se poi non è così. Sapete che sono uno molto diretto e se un evento era una merda, vi dicevo tranquillamente, l'evento ha fatto cagare. Ve lo dico con serenità. Sapete che io sono fatto così. Non è che mi nascondo, come dite, eh. Questo evento qua è stato molto, molto bello. Io spero anche di aver contribuito con la mia presenza nell'episodio precedente a, non lo so, a creare più un clima più sentito anche con quello che ho detto. Io spero di aver passato un po' la mia passione e il mio modo di vedere gli sport. Detto questo, c'erano tanti, tanti ragazzi che hanno orbitato intorno a questo evento a cui voi potevate partecipare perché era gratuito qua a Milano, Samsung District. C'era gente ieri, c'era pubblico. Mi son veramente divertito. Ieri è stata una giornata bellissima. Rispondo un attimo a Falo e vorrei parlare delle persone una per una. La prima persona di cui voglio parlare è Filippo Pedrini, che ho avuto il piacere di conoscere meglio ieri. Io non so la gente, adesso chiaramente qualcuno si sta chiedendo chi è che è Pedrini. È uno youtuber in erba, appena iniziato, un appassionato di sport, fa video informativi su quello che riguarda la scena italiana, con una visione a 360 gradi su multipiattaforma, quindi offre comunque un servizio di valore, secondo me, no? Ed è anche un personaggio che serve in community, è fatto a modo suo, comunque a carattere. Però quello che mi ha colpito di Filippo, ho visto veramente un ragazzo di grande sensibilità, molto rispettoso, a volte quasi timido. Uno pensa, ma come Pedrini, timido? Sembra che è una forza della natura che è lì, che parla, che gesticola. No, io l'ho visto un po' com'è il ragazzo, veramente una persona sensibile, mi aveva dato una persona sensibile, quasi timida, con un portamento elegante, una capacità di comunicare, brillante, ma veramente educato, veramente educato, ma sensibile, cazzo, ma colpito, veramente sensibile, fragile anche da un lato, io quella fragilità l'ho vista comunque in Filippo un po', l'ho percepita. Mi ha colpito il Pedrini, eh. Proprio un bravo ragazzo. Veramente, proprio un bravo ragazzo. Una bella persona. Ieri notte sono andato a prendere le sigarette verso le 4 a Cernusco, a fianco a una chiesa, poi sono rimasto lì a fumarne una, a ascoltare un po' i rumori dell'estate, no? A godermi la brezza, 26 gradi, 25 gradi, a periferia qua a Milano Est è sempre uguale, no? Parco Agricolo Sud, campi di grano, tagliati, chiese, fatti con un'architettura che io ho studiato, adesso non mi ricordo come vengono fatti i tetti, sono fatti a, vabbè, comunque il paesaggio che ti si presenta qua in Pianura Padana è spesso simile, no? E ieri mi sono fermato lì di notte, così stavo guardando un po' il cielo e pensavo alla bella giornata, una di quelle giornate in cui poi dopo, Simone sicuramente mi capirà, no? È una di quelle giornate in cui poi non vuoi quasi poi andare a dormire, no? È stata così bella, ho fatto nuove amicizie, hai incontrato vecchi amici, c'è chi ha vinto, c'è chi ha perso, è stata un'esperienza che ha unito tutti. È proprio una di quelle giornate veramente dove non vuoi più metterti a letto, no? E voglio spendere 2 parole per Simone, cazzo. Cazzo, quello lì è veramente un ragazzo a posto, Simone. È un gran lavoratore e secondo me è il miglior professionista nel settore che c'è oggi. Efficiente, preparato, positivo, forte moralmente, non si abbatte mai, sempre sul pezzo. Ha quella capacità e quella sensibilità, andando live, di riuscire a chiedere le domande esatte per la persona che ha di fronte. Questo dimostra sensibilità. Questo dimostra capacità di leggere la persona e l'ospite che hai di fronte. Ieri
Io so come. So da dove viene Simo. E io vedo tanto anche in lui questa voglia di riscatto, no? Questa voglia di venire fuori, questa voglia di riscatto che quasi lo porta via, no? E quasi lo lacera fisicamente. Per me è un ottimo giocatore. Gliel'ho detto anche ieri, ho detto, secondo me lui ce l'ha. Secondo me Simone, se si applica con la costanza e l'impegno che lui ha, può veramente portare degli ottimi risultati a livello competitivo in Hearthstone per il nostro paese e per l'Italia. E a me piacerebbe tanto vedere Simone vincere una championship, che ne so, la Summer Championship, vederlo lì. Mica mi metterei a piangere, direi, cazzo, vaffanculo, tutte le difficoltà che hai dovuto passare, andartene via dal tuo paese, venire su a vivere a Bologna, poi a Milano, lasciare tutti i tuoi amici, mettere dentro quell'infinità di ore in live, con passione, sempre col sorriso, sempre positivo, mai una parola fuori posto. E poi tutto il lavoro che stai facendo in Game Division. Cazzo, veramente, veramente complimenti. Lo ringrazio poi di cuore per avermi invitato e avermi trattato come un amico. Cioè, a me piace pensare che Simone sia mio amico. Questo per quello che riguarda Simo. Poi volevo parlare anche di Erk, che anche lui ho imparato a conoscere meglio. Tanta passione, Erk, proprio una bella persona. L'ho visto. Guarda, io in questi For Glory anche Erk io l'ho visto crescere. L'esperienza che sta avendo con la nazionale lo sta portando a diventare preciso, pignolo, attento nelle analisi. Cazzo, mi stai diventando veramente un coach con i controcoglioni, Erk, lo sai? Sai che penso che io all'inizio avevo dei dubbi perché dicevo, però sto Erk, io non lo so, io vedo, fa YouTube, fa YouTuber, fa il caster. Tornei, io adesso non so se ne ha giocati, dovrei vedere la sua carriera da giocatore, io non so. So che è grande appassionato come me di StarCraft, che si guarda Testless e Artosis, che è uno che ama il gaming a 360 gradi, proprio un appassionato, no? Però avevo i miei dubbi, perché sapete come sono io, sono un po' un integralista, cioè se tu non hai giocato i Major. Ne sono lì che dico, sì, ma cazzo, ma tu non hai giocato i Major, come fai a giudicarmi i player? Possiamo giudicarlo io, Tommy, Stermi, i player, cioè, può giudicare chi ha giocato a livello internazionale, se no come fai? Ho capito che sei appassionato. Cazzo, l'ho visto lavorare questo weekend, l'ho visto lavorare domenica, dal vivo, come analizzavi i giocatori, le tabelle, il confronto che avevo con Tommy. Gentilissimo, è venuto pure a dirmi: guarda, Vic, vieni con noi. Se vuoi esprimere una preferenza, ci dai consigli da dare. Non era assolutamente tenuto. Io sono lì come ospite. Non è che sono io la persona che gli è stato dato il task di scegliere i giocatori. Non mi è stato dato questo task. Mi è stato dato il task di venire, fare da giudice un episodio e stare essere lì come ospite. Questo lui l'ha fatto in modo spontaneo. Io l'apprezzo. Mostra rispetto. Mostra che comunque. Mi considero una persona con delle capacità, che ha capacità anche di valutare i ragazzi, poi effettivamente, con le capacità che io penso di avere. A me ha colpito, e l'ERC sta venendo fuori veramente, può diventare un coach di livello. Veramente diventare un coach di sport per un team di Overwatch. È già coach, perché è già coach della nazionale. Però una cosa è essere votato dal pubblico come coach, e una cosa è essere coach. Cazzo, coach me lo sta diventando proprio un bel coach l'ERC. Preparato. Preparato, molto preparato, attento, anche la figura, anche l'umanità adatta per parlare coi ragazzi, il modo di fare giusto, gran lavoratore, professionale, attento, puntuale, bravo, bravo, bravo. Tolgo il cappello veramente anche di fronte a lui. Poi vabbè, Tommy Hall, io per lui ho già speso tantissime parole, l'ho visto ieri lavorare, ma ancora è stato preso molto seriamente. Io non lo so voi come l'avete percepito da casa l'evento, magari pensate, ma sì, è un evento, è fatto così. No, no, raga, i giudici, io, Tommy, Erk, tutti, il ragno, tutte le persone eravamo lì a guardarci le partite, a guardare i giocatori dietro le loro spalle, a far commenti.
giudici erano lì con la lavagnetta, segnavano cose, segnavano informazioni, ha sbagliato qua, ha fatto bene qua, la comunicazione va bene da questo punto di vista, insomma qualsiasi informazione utile per la valutazione del giocatore, Tommy, Erk ed altri avevano proprio la lavagnetta e scrivevano giù grazie Empi per il follow. È stato un lavoro fatto da persone che poi non erano formate professionalmente a fare quello, ma per quello che mi sento di dire, Samsung non poteva trovare degli individui migliori per fare il For Glory, perché poi il contributo che ha dato Tommy è stato un contributo enorme, è arrivato alla fine nel For Glory, è salito a bordo alla fine, ma il contributo che ha dato Tommy Hall è stato inestimabile. Quindi effettivamente aveva anche lui ragione da un punto di vista a dire: oh signori, nel senso io sono comunque Hall. La gente diceva: sì, ma a me non ce ne frega un cazzo che tu sei Hall, tu sei come gli altri. No, non è come gli altri. Non è come gli altri, Tommy. Non c'è un giocatore della sua età con la sua esperienza. Oggi non ne vedo tanto. Non è che non c'è, ci sarà. C'è, ok, va bene, c'è. Non universalizziamo. Per quello che riguarda gli FPS, diciamo che Tommy è in un ottimo. È in un ottimo spot. In un ottimo spot. Tanto lavoro è stato fatto. Tanto lavoro è stato fatto, un lavoro veramente, veramente professionale. Bambino d'oro Estermi. Il prescelto è Tommy. La promessa è Power. Grazie Willy, grazie per la sub. Benvenuto nel dojo. Grande Vic, te lo meriti. Grazie, caro. Spero di meritarmelo. Grazie per la fiducia. Grazie per il supporto allo stream. Che altre persone ho incontrato? Ma c'erano un po' tutti, c'era il Nerdo, c'era Berro, stato con loro un po', non tantissimo. Ragni non sono riuscito a parlarci tanto, infatti alla fine quando ci siamo stati ho detto sarà per la prossima volta, eccetera. C'era, vabbè, c'era quel bel ragazzo di Sarengo. Sarengo è così bravo che cazzo vederlo lì seduto davanti al palco ti spiace. Vuoi che Sarengo sia su lì, sul desk con gli altri opinionisti, con gli altri giudici? Perché Sarengo deve, è lì, è quello il suo posto. Sarengo, il suo posto è lì. Sul desk a parlare, a fare analisi. È troppo bravo, raga. È troppo bravo, Sarengo. Veramente. Io non voglio fare, adesso non voglio essere pesante, voglio far critica, però io mi stupisco che ci siano delle figure professionali da un punto di vista singolo così pronte. Cioè, nel senso, ci sono delle persone che sono veramente pronte a livello professionale e mi colpisce invece che dall'altro punto di vista, magari a livello organizzativo non ci siano ancora, diciamo, queste stelle, capito? Si sta arrivando comunque, si sta arrivando. Con Personal Gamer ha fatto dei gran bei eventi, purtroppo non li ho ancora incontrati, spero di incontrarli. VC Vic, ma le tipelle c'erano, a voglia, c'erano ragazze, raga. C'erano ragazze. Mi era venuta fame, infatti. C'erano ragazze. C'erano le hostess. Ma in realtà, adesso finisco il discorso, ma non penso di dover aggiungere altro, non vorrei dimenticare nessuno. C'era Ter, che è un UTS, che ha seguito i Rewind, c'era Hannibal, che anche lui è un bravo ragazzo, c'era Dragon Eddy, che è venuto anche il giorno dopo nonostante fosse stato squalificato, che è stato selezionato, se lo merita, perché è un bel giocatore, è una bella persona e può far bene. C'era Gangong, con cui sono riuscito a scambiare un po' di parole, a seguirlo bene mentre giocava, un giocatore di ottimo livello. Molto forte, molto bene, può venire fuori bene, credici. Non so se stai guardando la live, ce le hai le carte in regola, molto bene tutto, molto bene dal punto di vista della presenza, molto bene dal punto di vista della skill, della visione di gioco, molto, non molto, benissimo dal punto di vista dell'esecuzione in situazioni sotto stress, situazioni al limite perché l'ho visto fare, chiudere un sacco di ingaggi e un sacco di escape. Tra i 10, 7, 5 HP tenendo sulla squadra, prendendo un health pack da 200, ritornando di Genji di ulti e bucando la partita. Tanta roba, tanta roba. Poi rispettoso, educato, cioè. Molto bene anche Dan, molto bene anche Dan. Bravo, anche lui un ragazzo a posto. Gangong giocava, sì, giocava Rodog, sì. Giocava anche Genji, non vorrei dire una cazzata, ma giocava anche Genji. Fatto piacere, ho incontrato tanta gente nuova, fatto anche piacere il modo, mi fa piacere anche il modo in cui vengo accolto. Vengo accolto bene.
giusto che sia così.